Come vedete, ho cambiato la textbook. Finalmente ho potuto mettere quella medievale Chroma Hill. E devo dire che l'effetto visivo è spettacolare. Non credevo che riuscissero a fare un lavoro così eccellente anche con la versione 1.8.0. Come vedete, mi sono dato da fare in questa grotta miniera, quelle più dir che si voglia, e sono felice del risultato ottenuto. Sto trovando un sacco di granito che probabilmente userò per costruirmi una nuova casa. Sì, perché dopo aver finito qua in miniera ho intenzione di andare a esplorare una zona, un pascolo, una zona più fertile. Il mio superattico sulla spiaggia rimarrà là, ma ho intenzione di andare a costruirmi una nuova casa dove, in una zona più fertile, così potrò allevare maiali, vacche, polli e soprattutto costruirmi una nuova villa in cui ho intenzione di mettere di tutto e di più. Naturalmente ho intenzione anche di fare altre cose, tra cui crearmi molte miniere. Primo, dei bunker, secondo, e se ci riesco, e riesco a trovare abbastanza ossidiana, mi faccio il tavolo degli incantesimi con relativa libreria, e poi ho intenzione di fare anche il portale per andare all'inferno, perché sono sicuro che lì mi divertirò come un pazzo a massacrare tutte le creature infernali che trovo, a parte i porci zombie. Poi li lascio in pace, perché se non mi rompo di coglioni, io non ho nessun motivo di rompere di coglioni a loro. Mi sembra logico, no? Ecco, sinceramente vorrei stare un po' in pace all'inferno. Tecnicamente l'inferno potrebbe essere la mia seconda casa. Beh, in fondo tutti questi abitano all'inferno, quindi... Scusate un attimo. Ah, quanto è buono il cioccolato caldo condito con dell'ottimo brandy di marca. A proposito di brandy, io devo anche telefonare a quella stronzella per dirle che stasera ci dobbiamo vedere un poco più tardi. La stronza sarebbe una delle mie trombamiche. Sì, avete capito bene, non ho detto amiche, le mie trombamiche. Sì, io sono il tipo che praticamente per il momento non vuole una relazione impegnativa. Preferisco stare con una ragazza, farci sesso, e senza troppi risvolti, senza troppe preoccupazioni. E per mia fortuna, di ragazze così ne trovo molte, specie in questo periodo. Non credevo, pensavo che con i tempi moderni le ragazze fossero più le tipe che volessero andare a... volessero la sicurezza, la certezza. Invece ci sono un sacco di ragazze che vogliono solamente il cazzo avanti, dietro, di fianco. E la frega di crearsi una relazione stabile, vogliono solamente chiavare. E io sono felice di trovare tante ragazze così. Siete che praticamente le mie grosse, la mia grossa capacità sessuale dovuta a due cazzi enormi, frutto della mia malformazione genetica, mi permettono di trovare molte puttanelle che vogliono scopare. Questa è una cosa decisamente molto positiva. Pensa che le ragazze oggigiorno sono delle sante, o è un deficiente, o crede solamente, crede a Babbo Natale. In
invece ci sono molte, molte, ma veramente molte ragazze veramente troie, e questo è un bene, perché questa professione stava un po' scomparendo di recente. Comunque, un bene, un bene. 18, 19, 20 anni, basta che tieni un grosso uccello e un bel po' di soldi vengono con te, che è una bellezza. Molto bene. Mi devo svuotare un po' l'inventario perché mi sono accorto che è pieno. Se voglio prendere tutte le risorse devo togliermi un po' di qualcosa di inutile, per cui penso che dovrò togliermi il petrame. Quello ce n'è pure troppo. Mentre invece di carbone ne ho molto bisogno, quindi presumo che dovrei togliermi questo. Ok, va bene. Devo ammettere che questo buco che ho scavato in questa caverna, soffrendo tante di quelle bellissime risorse, carbone come se piovesse, ferro come se venisse, oro come se piovesse, mamma mia, c'è tanta di quella roba qui che mi servirà, no, forse più di 3-4 episodi per svuotare tutto, che probabilmente non farò, perché è inutile che vi faccio vedere tutto quello che trovo, è inutile, una rottura di palle diversi di proporzioni bibliche. Comunque, la cosa che mi meraviglia è come cazzo fanno a crescere i funghi sulla roccia. Vabbè, questo è uno dei misteri di Minecraft che non riusciremo mai a capire. Quello che vorrei capire invece è come cazzo li ho messi i cartelli per indicare la via d'uscita, perché tecnicamente non riesco a uscire. Vabbè, il ferro è importante, quindi non desidero se ne può andare a fanculo. Cazzo, ho già raccolto 64 blocchi di ferro, mamma mia. E ce ne sono ancora molti, ma proprio molti. Qui proprio la possibilità di fare mambassa in modo incredibile. Si vede che deve essere anche mio fatto, il fatto che sto lavorando la nuova texture pack. Mi sta portando fortuna la texture pack che ho installato, molta fortuna. Ma se vi interessa vi posso mettere il link in descrizione di dove si trova, anche se secondo me qualsiasi idiota che è fissato in Minecraft può trovarla senza neanche che io gli dia un consiglio. Si potrebbero offendere magari. Io vorrei sapere dove cazzo è l'uscita. Allora, io ho messo il cartello d'uscita di qua, e allora per quale motivo non sono riuscito a uscire? Mi sa che ho sbagliato. Oh cacchio, vaffanculo. Non esplodere qui, vaffanculo, non esplodere qui, crepa, stronzo. Ma dove cazzo è uscito? Allora, il cartello dice alla mia destra. Quindi dovrebbe essere di qua o di sopra. No, no, no. Cioè è davvero una cosa ridicola, eh. Uno mette i cartelli uscita, ti indica dove devi andare e alla fine che fai? Ti perdi. Lo stesso. Forse volevo indicare questo punto qua. Ansimare, sento qualcuno che sta... Porca puttana, Eva. Mi sono beccato della ghiaia in faccia. E c'è sta anche altro lì. Non lo so, mi sento che ci sta qualcuno che rompe i coglioni. Vediamo un po' dove sta. Stai bello, fatti vedere. No, mi sarò immaginato.
immaginato. Allora, dove è l'uscita? Allora, il cartello indica di là, però... Forse ho capito. Il cartello indica la scala. Questo indica quest'altra scala. Questa. Ecco l'uscita. Ma che imbecille che sono certe volte proprio. Ecco, questa è l'uscita. Ah, meno male. Sì, finalmente ho trovato la via uscita. Qua c'è sta un muro di ghiaia. E probabilmente me la farò piano piano con calma. Per il momento mi sono deciso più ad esplorare la zona che a raccogliere materiale, giusto per impararmi i percorsi e tutte le cose, così non avevo troppi eccessivi problemi. Comunque, come potete vedere, non avrò problemi di ferro per molto molto tempo, neanche problemi di carbone. Per cui penso proprio che sarà molto divertente lavorare qua in miniera. Appena avrò un po' di tempo devo incantarmi le spade, così da avere la possibilità di attaccare con molta più aggressività. Sì, è qua, sì. Ok, siamo quasi fuori. Sono riuscito a ritrovare la strada. Sì, è questo. Benissimo, hai trovato la strada ed è anche buio, che bellezza. Quindi se è buio probabilmente ci saranno stronzi in giro. Oh, come ottimo, mi dice, ho voluto un sacco di tempo per ritornare a casa. Ma per fortuna ci sono riuscito. Ma mettiamo a cuocere altro ferro. Di carbone ora ne ho. Come vedete ho fatto un sacco di raccolta in questo periodo. Mi levo un po' di roba dai coglioni. E penso proprio che ho sufficiente materiale per costruirmi anche la sella nuova villetta nella zona fertile. Ho trovato anche dei smeraldi. Potranno essermi utili per fare i miei baratti con i villici, che ogni tanto vado a trovare e difendo, perché è giusto difenderli. Cosa ne faccio? Ora vi faccio vedere una bella cosa fra poco. Visto che non mi piaceva molto la mio avatar, ho deciso di farmene un altro, un poco più bello, più carino. E penso di essere riuscito a trovare il metodo giusto di farmi l'avatar. La cioccolata si raffredda e vi assicuro che la cioccolata fredda fa veramente schifo. Uniamo i due picconi, togliamo il secchio. Vediamo un pochettino di dare una sistemata. Allora, mi piace il mio avatar. Ho cercato di farlo più bastardo possibile. Che me ne sembra? Carino? Ecco, si deve vedere meglio, eh? Mi piace? A cagare, vero? Ecco, ciò mi piace.
Ok. Ma probabilmente lo toglierò, metterò quello di default. Quello è un po' checcoso. Perché? Perché... devo essere come tu mi pazzo. Ok. Vediamo di finire la fonduta. Ci mettiamo altro ferro, dai. E manca proprio un racconto proprio di tutto. Diamanti, lapislazzoli, smeraldi, carbonella, quanta roba. Sono stato proprio fortunato a trovare questa miniera. Tanto per cominciare userò un po' più la carbonella, così mi conservo il carbone. Perché la carbonella non la posso far diventare blocchi, per cui... adesso utilizzo un po' di questo legno e mi ci faccio le torce. Perché devo proprio illuminare al giorno la caverna per essere certo di ottenere un buon lavoro. E chiederete come mai è riuscito ad accendersi una sigaretta senza interrompere il gameplay. Molto semplice. Non sto in diretta, ma sto in commentary. Sto commentando una puntata che ho già registrato. Molto semplice. Sì, lo so, non mi piace nei commentari, mi parete in tempo reale, ma questo purtroppo non ho avuto modo di registrare la voce in tempo reale perché mi sono dimenticato di accendere il microfono. In compenso però mi ricordo perfettamente che ci stanno un sacco di stronzi e che li farò tutti a pezzi. Compreso questo creeper del cazzo che deve fare una bruttissima fine. Che ha fatto? E adesso, se non mi ricordo male, ci dovrebbe essere qualche altro stronzo che deve andare a rompere il culo. Comunque, devo illuminare meglio questa zona. Come avete notato, mi trovo nella zona dove sta tutta l'argilla colorata, i monti, le montagne d'argilla. Per cui... presto o tardi verrò a fare un po' di provvista di argilla. Sfonderò tutto e mi prenderò
sigilla può essere utilizzata in tanti modi. Questi blocchi, specialmente per cose che si devono fare in casa con ruote. Che cosa che non mi piacciono? Ma non tolgo tutta questa ghiaia, perché ho intenzione di utilizzarla per poter sia ritrovare qualche piccolo pezzo di seccio delle frecce, ma anche per costruirmi una bella colonna, un obelisco, in modo da utilizzarlo come punto di riferimento nel caso mi debba spostare. È una cosa che devo fare, devo esplorare tutte queste piccole cavità che stanno qua intorno, perché probabilmente ci potrebbero essere cose utili. Cazzo sì. Piccolo zombie, rompi coglioni del cazzo. Se i zombie piccoli rompono i coglioni, ma proprio in una maniera enorme. La mia mania di tappare sempre tutti i buchi che i creeper fanno. Non mi piacciono le cose bucate, mi piacciono le cose più lineari, più serene, più tranquille. Comunque questo gameplay durerà i soliti 30 minuti circa, quindi vi divertirete molto a vederlo. Chiedete per quale motivo sto rompendo questa sabbia per fare un contorno semplice. La sabbia che sto rompendo voglio utilizzarla per ricavare, per bruciarla con molta probabilità. Ah, ecco a voi il blocco di granito, carino a vedersi con la nuova texture pack. Sì, è interessante. Ok. Penso proprio che butterò alcune cose. Ancora giorno. Devo finire di sistemare un po' le cose. C'è tanto ferro. Tanto materiale. Poi devo fondere pure l'oro, tra l'altro. Tutto un casino questo. Questa cesta, devo sistemare meglio le cose. Come vedete ho raccolto molto granito e mi sa che dovrò utilizzarlo tutto quanto per poter crearmi una nuova casa. Non ritengo di lavorare male, però devo imparare a tenere più ordinate le mie cose. E soprattutto devo anche diversificare l'alimentazione. Ritengo che non sarebbe una cattiva idea crearmi un nuovo forno. In modo da cuocere un po' più velocemente le cose. Questa parte il granito abbonda. È un vero peccato che si possa utilizzare solamente come decorazione o come elemento blocco da costruzione.
se si potesse utilizzare anche come per creare, che so, forni di granito, oppure scalette di granito, mezzi blocchi di granito, probabilmente lo utilizzerei. Ma per adesso penso che utilizzerò l'oro per farmi un po' di mele d'oro. Sono molto utili per risolvere un po' alcuni problemi di problematiche varie. Ok, mi posso dedicare un poco all'esplorazione di questa nuova zona. Allora, lì è l'ingresso della mia caverna. Qui vediamo un pochettino di sistemare. La terra penso che la utilizzerò, quindi me la prendo. Però io sento delle presenze qua in giro e vorrei capire da dove cazzo arrivano queste presenze. Si sale bene, vediamo un po' se ci sta qualcosa di interessante. Qui che c'è? Cazzo! Vabbè. Là che cos'è? Quando ho giocato non mi sembra mai visto quella luce strana che è là. Ci sono arrivato già, c'è una torcia. Che c'è lì? No, ancora no. Qui niente. Andiamo qua, vediamo che c'è. Oh, un lago sotterraneo, bene. Ok, illuminiamo per evitare lo spunaggio di rompipalle. Ok, qua c'è pietra. C'è qualche materiale da prendere? No, c'è niente, va bene. Ok, il sole sta tramontando, molto bene. Ok, penso proprio che questo gameplay lo posso anche concludere qua. Non ci sta nulla di interessante. Per cui, ci sentiamo la prossima volta. Vi lascio ancora qualche minuto a vedere come lavoro, ok? Alla prossima ragazzi, sempre se vorrete seguirlo, eh. E se non lo fate, non me ne farò un cazzo.